Ciao e benvenuti su questo nuovo video. Ho questa, cominciamo con questa, diciamo, rubrica che mi sto divertendo un sacco a fare, ma mi sto divertendo, ma io sto girando, guardando, provando e proprio sto scoprendo delle cose allucinanti perché mi sono resa conto che, come ho già detto, quando lavoravo da Marion Noir eri ovviamente chiusa lì perché poi le ore che passi lì, le ore che passi a casa, non è che hai tempo per girare, no? E Marion No ha uno stile molto molto classico, quindi grandi prodotti buoni, ma molto classici. Invece in giro ci sono delle cose stupende. Bene. Allora, la prima collezione make-up per l'estate di cui voglio parlarvi, ho fatto anche un piccolo sondaggio su Facebook e al momento ha vinto lui, quindi comincerò a parlarvi di lui. È la collezione di Wet n Wild ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora, una premessa da fare: purtroppo non è ancora sbarcata in Italia, quindi si può comprare solo online e vi darò ovviamente i prezzi in dollari. Però, ragazzi, ma che meraviglia! Vi faccio vedere poi qua tutte le. Mi sono messa di qua perché così che di qua metto tutte le foto. Allora, innanzitutto, Alice nel Paese delle Meraviglie è una delle mie favole preferite e quindi il fatto che venga unito questo racconto di Lewis Carroll con la qualità dei prodotti Wet n Wild, secondo me hanno già vinto loro. In più i prezzi sono ovviamente contenuti, il packaging è fantastico, i disegni sono accattivanti, i colori vivaci, ci sono anche gli accessori. Hai vinto, Wet n Wild, hai vinto. Partiamo subito perché se no ce n'è troppa roba. Allora, il primo è l'Eye and Face Palette e costa 15 dollari. Sono 15 ombretti iperpigmentati. Ci sono vari finish, quindi abbiamo sia dei finish opachi che sono morbidissimi, sia dei finish brillanti e shimmer, e sia dei finish satinati e lucenti, sia dei finish glitterati e multidimensionali. Quindi c'è di tutto. Potete fare qualsiasi look con questa palette. Hanno una durata prolungata, una scorrevolezza setosa, un'ottima sfumabilità e si possono utilizzare come tanti ombretti, sia secco sia col pennello bagnato, quindi un po' più leggero, un po' più pesante. È fantastica, cioè, come primo prodotto, secondo me, hanno già vinto. Insomma, io continuerò a ripeterlo, come l'altro giorno fantastico, hanno già vinto. Allora, vi dico i nomi degli ombretti, non che cambi qualcosa, ma hanno dei nomi fantastici. Il numero uno si chiama I'm Late, il secondo si chiama Drink Me. Il terzo si chiama Cesare, il quarto Mary Ann Birthday, poi c'è Mary Ann, Not All There, Delightful Child, Best Butter, Always Curious, Tear Anyone, Hungry Walrus, Bonkers, Dinah, In Command e Rabbit Hole. Questi sono i nomi degli ombretti, quindi fantastici. Passiamo al secondo prodotto. Gli eyeliner liquidi, ne ha fatti due, uno bianco e uno rosa. Promettono un tratto scorrevole e intenso e ovviamente vengono utilizzati per i make-up un pochino più stravaganti. L'uno, quello rosa shimmer, si chiama Out of Time e il due, quello bianco, si chiama Silly Nonsense. Un illuminante che si chiama Curiouser and Curiouser Highlight Palette. Scusate, l'eyeliner liquido costa $7,77. All'illuminante Curious and Curiouser, è un highlighter palette, costa $9,99 ed è un prodotto 4 in 1, quindi abbiamo questi quattro colori che mischiati vengono utilizzati come illuminanti, invece da soli possono essere usati come ombretti. La polvere è ultra fine e setosa e ha uno speciale effetto soft focus, quindi altro prodotto, ma son belli o no? Cosa vi ho tirato fuori? Poi abbiamo il blush palette che costa $9,99 e si chiama Tale to the Flower, sempre la stessa tecnologia soft focus, dà un aspetto levicato e uniforme ed è ovviamente modulabile. Abbiamo anche la bronzer palette, sempre $9,99, che si chiama Tea Anyone.
Ha quattro colori diversi che ovviamente la rendono altamente sfumabile, e dà un giusto bilanciamento perché, come vedete, contiene sia colori caldi che colori freddi, quindi dà un giusto bilanciamento. Il lipstick a $9,99, sono intensamente pigmentati, contengono la vitamina E e l'aloe vera, quindi sono idratanti e antiossidanti, e abbiamo il Kirsty, che è un rosso scuro e intenso, e invece il Painted Roses, che è un rosso arancio. Bellissimo. Poi abbiamo anche i lip gloss, che costano $7,74, ovviamente per chi vuole un look un po' più soft, un po' più delicato, e abbiamo anche qua due colorazioni: Wishing 2 Lip Gloss, che è un rosso shimmer, e Wildflower Lip Gloss, che è un rosa nude albicocca. Bellissimi. Poi abbiamo i prodotti che vanno di più adesso, in questo momento, che sono i Lip and Cheek Color, costano $7,99, hanno una texture cremosa e super leggera, ovviamente è un duo labbra guance, e ovviamente è altamente sfumabile. E abbiamo il That Way, che è un pesca shimmer, e il This Way, che è un rosa malva. Poi abbiamo questi set, due set di Face and Body Gems set, che costano $9,99 per chi ama gli adesivi da applicare sul viso e sul corpo, sono bellissimi. Il set unghie, che costa $9,99, che è un duo smalti da 13 ml l'uno, promettono un'asciugatura molto 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 rapida, quindi in 40 secondi circa, e promettono di avere una durata garantita di 5 giorni. È bellissimo. Sempre per le unghie troviamo NI 6-Piece Nail File Set. Costa $7,99, sono delle lime per unghie, ce ne sono due per colore. Poi abbiamo anche le salviette struccanti, perché ovviamente costano $7,99, contengono fiori di camomilla, estratti di cetriolo, aloe vera e il tè verde, e sono 25. Bellissimi anche i pennelli trucco, ci sono anche i pennelli trucco, sono dei pennelli sintetici con la setola sintetica, sono ovviamente cruelty free, hanno questo bellissimo manico rosa brillante, la ghiera in metallo rosa e le setole bianche rosa, quindi sono fantastici. Contengono dei pennelli sia per gli occhi che per il viso, e ogni pennello è decorato con un personaggio, quindi abbiamo il pennello decorato con Alice, quello con il cappellaio matto, quello con il coniglio bianco e quello con Dormammu. Poi gli ultimi due prodotti, speravate che andassi avanti ore e ore. Allora abbiamo lo specchietto per il make-up, che costa $16, è uno specchio, in realtà non è uno specchio da borsetta, è uno specchione, ha il manico in silicone, è fantastico perché ha lo stregato, quindi ha la forma della faccia dello stregato. Ultima, la make-up bag, che è stupenda, fantastica, costa $16 e è stata proprio progettata per sembrare un libro, con tanto delle pagine bianche proprio. Ha la chiusura lampo, ovviamente, è di un rosa brillante con il coperchio trasparente, e ha anche la maniglia per il trasporto. Ditemi che non vi ho tirato fuori una cosa meravigliosa. Secondo me la è. Allora, dove potete trovare questi prodotti? Ve lo dico, visto che si trovano online. Ovviamente sul sito ufficiale di Wet n Wild, lo potete trovare sul sito di Ulta, sul sito di Walmart, sul sito lookfantastic.it e sul sito di Douglas. Suppongo, non ci sono andata a vedere su quello di Douglas, ma suppongo su quello internazionale. Quindi è stata rilasciata a livello internazionale questa collezione, e speriamo che arrivi presto in Europa. Fatemi sapere se vi è piaciuta, fatemi sapere che collezione make-up volete che vi presenti. Io intanto vado avanti perché ne ho fatte un sacco, e vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.